Mi tolgo giusto 500 grammi d'acqua ed eccolo qui. Fatto un po' di più. Cosa facciamo? Qui abbiamo il nostro 60% di idratazione. Qui andiamo a completare il nostro 70% di idratazione. Quindi abbiamo 5 kg di farina. Faremo un impasto contemporaneo al 70% di idratazione con l'impastatrice SP Black. La sequenza è molto importante, partire prima con il 60% di idratazione, ma soprattutto dove ci troviamo? Ci troviamo al campionato mondiale della pizza qui a Parma. Chi ci riprende? Il nostro chef Giuseppe Colletti, e ho il piacere oggi, dopo tanti anni amici e ci siamo anche scritto qualcosa sul mondo social, ci siamo conosciuti con Giuseppe Gianotti. È un piacere, quindi andiamo a fare questo impasto insieme e ci divertiamo un po'. Farina, sale, lievito. In questa fase che facciamo il lievito lo andiamo già a sciogliere, perfetto, sì, nel nostro 60% di idratazione. Eccolo qui. Abbiamo fatto un po' di pizza in pala, un po' di pane casareccio, 80% di idratazione. Vuoi fare il taglio? Facciamo vedere come è uscito, vai, a sorpresa, mi fido di te, vai, vuoi metterti anche qui, facciamo il taglio, vediamo cosa è uscito, fai un'altra fetta. Adesso la faccio. Fai un'altra fetta. Bellissimo. Bellissimo, siamo pronti. Allora, procediamo. Farina, dove la portiamo? Qui, eccola qui la nostra impastatrice, ci troviamo allo stand Macrosud e siamo pronti per iniziare. Possiamo metterci direttamente la farina dentro l'impastatrice, grazie Gabriele. Questo è un display che ci permette di creare anche un programma, quindi tutte le nostre ricette, che può essere la pizza in pala, la pizza contemporanea, possiamo mettere il programma che noi desideriamo di fare. Vi consiglio, prima di creare un programma, andiamo a creare la nostra ricetta per capire i tempi di lavorazione che dobbiamo adottare. In questo caso impostiamo un timer, decidiamo di partire con la prima velocità, 5 minuti. 5 minuti in prima velocità e poi andremo in ben 15 minuti in doppia velocità. Abbiamo impostato la nostra macchina, possiamo accendere, giusto 20-30 secondi, un po' di ossigenazione. Giuseppe, puoi passare anche la caraffa, puoi farlo anche tu stesso. In questa sequenza dobbiamo versare tutta l'acqua. Veloce, 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 veloce subito.